Amici di Napoli Senza Mare, siamo all'esterno di Sant'Eligio. Noi vorremmo dedicare veramente diverse puntate a questa chiesa di epoca gotica provenzale, una chiesa voluta da Carlo d'Angiò, la prima chiesa di stile angioino, forse l'unica in città. Io sono con Gaetano Brunetti, come al solito, che collabora con la nostra rubrica Napoli Senza Mare. Questa è una puntata un po' estemporanea, vi faremo vedere delle immagini, poi vi racconteremo la storia, ma lo faremo nelle prossime puntate, perché Sant'Eligio è un vero e proprio scrigno nella città, a due passi da Piazza Mercato, dove vi abbiamo raccontato le bellezze della Chiesa del Carmine. È una chiesa che ha un campanile stupendo, che ha una leggenda che vi racconteremo. C'è un chiostro che vi faremo vedere con la zona dell'educandato che adesso è diventata una scuola. E poi c'è una parte, tra virgolette, segreta ai più, che è la parte superiore del chiostro, al secondo piano, nel lato dell'educandato, dove c'era una sala affrescata che dava proprio su Piazza Mercato. E là c'era l'affaccio reale, un affaccio dedicato al re, che poteva vedere la festa della Madonna del Carmine, ma anche le impiccagioni o quello che succedeva all'interno di questa piazza. Noi faremo di tutto per entrare in questa sala. Il comune, la diocesi, c'è un po', ci ha detto il parroco qui di Sant'Eligio che c'è un po' una, sono un po' separati in casa. Gaetano, io prima dicevi una cosa a microfoni spenti importante. Questo posto devo dire che mi intristisce. Però è magico, diciamo. È magico, proprio per la sua magia. Mi intristisce perché potrebbe essere veramente un luogo di culto. Ma non so, non solo. E soprattutto di visite turistiche. Di culto per i turisti, appassionati d'arte e di cultura. A pochi passi da Piazza Mercato, che era il cuore pulsante della città, infatti anni addietro, prima che si chiamasse Piazza Mercato, si chiamava Campo del Moricino. Questo luogo è la sublimazione dell'arte in questa città. C'è tutto. C'è veramente tutto. C'è, e veramente, come hai detto tutto. Tu, siamo sedati. Questa che è una, succede? La cosa che mi intristisce è che siamo una città sedata. Ci hanno sedati perché non avremmo rivali a livello monumentale, a livello turistico, però non capisco queste istituzioni smemorate cosa intendono fare. Hai ragione, è una puntata un po' polemica, perdonateci, perché vi faremo vedere le immagini, le state vedendo già, però è una puntata un po' particolare, perché Napoli Senza Mare vuol far vedere le bellezze di Napoli. Le bellezze anche nascoste, quelle che molti non conoscono. E non ce lo consentono nemmeno. Ma noi continueremo in questa lunga battaglia di Napoli Senza Mare, grazie a Teleclub Italia, grazie a chi ci crede. E adesso gustatevi un po' di immagini di questa chiesa spettacolare.